Ah sì, e così vorresti imparare a disegnare un manga, diventare un vero mangaka e rubare il lavoro a quei poveri giapponesi? Beh, io sto con te al 100% ed è per questo che andrò a fare questo tutorial per insegnarti a come realizzare un volto in stile manga, in questo caso femminile e visto da davanti, e passo dopo passo andarlo a disegnare insieme. Per questo ti consiglio, nel caso di prendere il cellulare o qualsiasi cosa con cui tu stia guardando questo video, e metterlo accanto ad un foglio e magari disegnare insieme. Va bene? Andiamo subito al tutorial. Quindi, per iniziare, iniziamo con i materiali da utilizzare. In questo caso, le cose di cui abbiamo necessità sicuramente sono un foglio, una matita, una gomma e qualcosa per inchiostrare. Ora ho preso i primi materiali che potremmo avere tutti quanti sotto mano, ma se volete andare nel merito, nello specifico dei materiali che potreste utilizzare, beh, qui sotto in descrizione vi linko tutti i prodotti che consiglio per iniziare a disegnare. Quindi, vogliamo realizzare un volto in stile manga. Prima di tutto dobbiamo iniziare dalla struttura, quindi disegnate insieme a me. Prendete la matita e disegniamo un cerchio. Se non riuscite a disegnare un cerchio perfetto come Giotto, e naturalmente sarebbe anche comprensibile, strutturate questo cerchio con tanti piccoli tratti. Non c'è bisogno di fare il cerchio perfetto appunto al primo colpo. Vedete? Ta 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 ta, aggiustando un pochino qua e là, ecco qui il nostro cerchio. Questo cerchio sarà la base della nostra faccia. Il viso principalmente è composto, diciamo, da due coordinate, quella verticale e quella orizzontale, che ci danno informazioni su come è posizionato il volto del nostro personaggio. In questo caso lo vogliamo perfettamente frontale, quindi andiamo qui al centro a realizzare l'asse verticale del volto e andiamo a congiungere più o meno qui, più o meno a, diciamo, un terzo, insomma. Andiamo a congiungere formando un ovale leggermente a punta. Avendo fatto questo, già si può intravedere il volto del nostro personaggio. Questa qua è la testa, questo qua è il mento, qui ci sono le guance barra mascella. Mancano gli occhi. Gli occhi invece sono un asse orizzontale. L'asse orizzontale, in base a come viene posizionato, un po' come quello verticale, ci dà informazioni riguardo a dove è rivolto lo sguardo del nostro personaggio, cioè più che lo sguardo, se sta guardando in alto, se sta guardando in basso, proprio il volto. E anche in questo caso lo vogliamo perfettamente frontale. Quindi nel punto in cui si congiungono il cerchio e l'altro ovale, andiamo a posizionare due linee. Ci daranno informazioni in merito a sia la grandezza degli occhi, alcuni fanno una sola linea, ma io mi ci trovo bene a fare con due, sia appunto a dove sta guardando il viso. In questo caso sta guardando perfettamente dentro la nostra anima, perfettamente davanti a noi. Poi qui c'è il collo. In base al personaggio che si vuole disegnare, quindi all'età del personaggio, a se è maschio o femmina, in questo caso vogliamo fare una femmina. Le dimensioni del collo variano sostanzialmente, se è più sottile, più spesso, ma di queste cose magari parleremo in un altro video. Quindi qui andranno gli occhi, che sarà più o meno al centro di questi due spazi, qui e qui. Qui ci saranno un occhio e qui un altro occhio. Se abbiamo fatto tutto bene, nel mezzo ci sarà lo spazio più o meno per un terzo occhio. Le orecchie sono più o meno sempre all'altezza degli occhi. Qui e qui. E poi la fronte. Segnatevi bene diciamo, dove arriva la fronte, perché spesso si sbaglia e nel fare le ciocche dei capelli sembra che la fronte arrivi molto più in alto, molto più in basso del previsto. Quindi segnatevela, arriva più o meno qui. Ok. Ora, dopo aver fatto la nostra struttura del personaggio, dobbiamo, visto che ci sono così tante linee, prendere la nostra gomma. Adesso io gli ho tolto l'involucro e cancellare leggermente, in maniera tale che questa nostra struttura possa essere soltanto un riferimento e non darci troppo fastidio nell'andare a fare, diciamo, i dettagli e andare avanti col disegno. Quindi facciamo un po' così e voilà! Olè! Abbiamo praticamente messo l'opacità alla nostra struttura. Se continuando a seguirla, andiamo a realizzare qualcosa un po' più nel dettaglio. Quindi
gli occhi. Se non sapete come disegnare gli occhi, non cercate di andare a memoria, prendete direttamente proprio l'ambulanza. Scusate l'ambulanza. Prendete direttamente... Ma dai! Ma è possibile! Sto cercando di fare un tutorial. Però non mi importa se le persone muoiono nel frattempo. Quindi comunque, a parte questo, se non sapete bene come disegnare degli occhi, non andate a memoria. Prendete delle immagini di riferimento. Avrete sicuramente degli artisti che vi piacciono, insomma, i cui disegni vi sono un punto di riferimento per voi. Allora, cercate di, magari anche solo così per iniziare, a riprendere i loro occhi, il modo in cui disegnano gli occhi. Poi magari andremo nel merito di ogni singolo dettaglio del volto, quindi come si disegnano gli occhi, il naso, la bocca, i capelli, nei prossimi video. Questo qua è un video abbastanza generico per cercare di avere un primo approccio con il disegno. Adesso andiamo a realizzare il dentro degli occhi, la pupilla. Nel frattempo disegnate anche voi, è il motivo per cui non sto velocizzando questa parte, in maniera tale che possiamo letteralmente disegnare insieme. Stessa cosa anche per la forma del volto. Allora, ci sono molte persone che magari sbagliano e fanno il volto troppo lungo o troppo corto o troppo a punta. Ricordatevi sempre che in un volto le cose principali sono, in questo caso visto da davanti, la forma della guancia e il mento. Quindi cercate di non fare troppo a punta il mento. E se avete problemi nel capire quali possono essere le proporzioni per fare un volto proporzionato, ovviamente andate sempre a prendere immagini di riferimento tra gli artisti che vi piacciono, insomma. Andiamo a mettere il naso e la bocca. Anche in questo caso state attenti a non posizionare la bocca troppo vicino al mento, troppo vicino al naso. Okay. Mettiamo le orecchie. E i capelli. In questo caso facciamo, non so, una ragazza con i capelli lunghi. L'obiettivo è cercare nel tempo di acquisire manualità, e cioè cercare di essere più spontanei possibili nel fare disegni. Quindi non abbiate paura di sbagliare. Nel tempo, a forza di sbagliare, avrete acquisito una certa comunque manualità e scioltezza con il polso, e riuscirete a fare le linee molto molto più fluidamente e spontaneamente, e di conseguenza anche i vostri disegni risulteranno naturali. Ecco qui. Questo qui è il nostro disegno. Ora, visto che vogliamo fare un ulteriore passo avanti, andrò a prendere la nostra penna e a inchiostrarlo. Quindi, prendendo di nuovo la gomma, cancellerò... Anzi no, non serve in questo caso. Giusto un pelo, perché tanto poi andremo a cancellare proprio completamente la matita dopo aver inchiostrato. Di avvicinarmi senza otturare la fotocamera. Molti dicono: non dovete assolutamente girare il foglio, perché bla 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 bla, dovete imparare a non girare il foglio. Ma sapete cosa vi dico? Che se... Ora io non posso girarlo perché altrimenti l'inquadratura va a quel paese, però se
girare il foglio è quel qualcosa che vi serve per realizzare degli ottimi disegni, fatelo pure. Nessuno vi sta lì a controllare sostanzialmente. Ok. Un'altra cosa molto molto importante è fate gli occhi insieme e non separatamente. Questo qua è un consiglio per evitare la classica sindrome da occhi sbagliati, che se ne fa uno ed è perfettissimo, è proprio l'occhio prototipo bellissimo, mentre l'altro poi viene male. Cercate sempre di aggiustarli man mano, anche perché gli occhi sono la cosa più facile da sbagliare, perché basta anche solo un millimetro un pochino più spostato da una parte, una linea, e già lo sguardo è storto, un occhio è leggermente più piccolo e dà un effetto strano, quindi aggiustateli man mano. Sono proprio curioso di sapere come sta avvenendo a voi. Nel caso, se volete comunque condividere con me i vostri disegni, potete trovarmi su Instagram cercando RichardHTT e magari condividere con me i vostri disegni e farmi vedere che cosa vi è uscito fuori. Qui ho il tavolo un pochino pieno di roba, quindi mi sta dando veramente un sacco di fastidio. Cioè, giusto per farvi vedere la quantità di roba. Quindi, togliamola da qui. Ok. Ho aggiunto un'ombra sotto al volto per dare più tridimensionalità al disegno, far capire che insomma la testa sta sopra il collo. Disegniamo una bocca standard di quelle proprio classiche da manga con lo spazietto in mezzo. E ora andiamo a disegnare i capelli. Di solito nei capelli lunghi le orecchie sono coperte dai capelli, quindi noi comunque le abbiamo disegnate per sapere dove erano. Così se per qualche motivo magari vediamo che una ciocca non copre totalmente un capello, sì, una ciocca non copre totalmente l'orecchio, sappiamo comunque come dobbiamo disegnarlo. Un consiglio che vi do è sempre quello di come dire, disegnare anche le cose che non si vedono. Se ci sono cose coperte, quindi da un braccio, dal corpo del personaggio, dai capelli, disegnatele lo stesso, almeno con la matita, così da sapere perfettamente dove sono collocate. Per esempio, in questo caso potrebbe
scorgersi un po' di orecchio qui e l'altro orecchio da questa parte. E infatti l'andiamo a disegnare. Facciamo un ciuffone gigante qui, che è classico dei manga. E un riflesso. Quindi, ecco qui il nostro disegno. L'unica cosa che ci resta da fare ora è cancellare la linea della matita. Eccolo qua. Aggiustiamo le ultime cosette. Quindi permettiamo alla penna di asciugarsi e cancelliamo la matita con molta 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 delicatezza, visto che stiamo utilizzando comunque una penna e la penna tende a macchiare. Quindi, ecco qui. Questo qui è il nostro primo volto manga. E se lo avete disegnato, sarà più o meno così. E anche se non fosse così, comunque non vi preoccupate. C'è sempre tempo per migliorare e nel caso, comunque ci sono io a permettervi di migliorare magari attraverso i prossimi tutorial. Quindi, mi raccomando, ci vediamo prossimamente e se volete rimanere aggiornati sui prossimi tutorial, iscrivetevi al canale e commentatemi qui sotto quali potrebbero essere i prossimi argomenti per i prossimi tutorial. Va bene? Ciao ciao!